Buongiorno. Buongiorno. Quali sono e per quale motivo i paesi in via di sviluppo con maggior potenziale economico che possono rappresentare un alleato importante per il London Stock Exchange Group nei prossimi 10 anni? Ma diciamo, questa è una domanda ovviamente a cui è molto difficile rispondere, dipenderà molto da come evolverà la dinamica dei paesi in via di sviluppo, che in questo momento ovviamente sono in una situazione di crisi generalizzata, direi con poche eccezioni, e che ovviamente risentono sempre degli investimenti che arrivano e poi escono dal paese molto rapidamente e che poi contribuiscono a svalutare la loro valuta, a creare dei problemi di eccessiva volatilità nei loro mercati, a creare dei problemi di finanziamento del loro debito. E quindi fare una previsione su quali siano gli alleati migliori è difficile. Sicuramente tutti i paesi in via di sviluppo, chi più chi meno, possono rappresentare delle opportunità, ed è un po' quello che noi stiamo facendo come la nostra Stock Exchange Group. Stiamo guardando un po' a tutti i paesi in via di sviluppo e laddove possiamo offriamo loro alcuni servizi, alcune capacità anche tecnologiche che noi abbiamo a disposizione per aiutare anche i loro mercati a crescere e ad adeguarsi ai migliori standard internazionali. Quali sono le sfide più grandi che le borse internazionali stanno affrontando in questo periodo? Ma le sfide più grandi sono che sicuramente i mercati oggi sono molto più volatili rispetto a prima, e quindi bisogna offrire una infrastruttura di mercato, che poi è il nostro lavoro principale, che sia solida, che sia affidabile e che consenta a investitori e a tutti gli altri partecipanti al mercato di trovare le migliori condizioni per poter negoziare i titoli che sono quotati sui nostri mercati. La World Bank ha abbassato la sua previsione di crescita globale per il 2016 dal 3,3 al 2,9%. Inoltre, i prezzi in caduta delle commodity e il ribasso dei tassi di rendimento dei bond sono un ulteriore indice dei dubbi degli investitori sulla crescita. Anche l'indice manifatturiero degli Stati Uniti e il PMI cinese sono al ribasso. Siamo a rischio di un altro 2008, anche se in forma certamente minore. Ma sicuramente l'inizio dell'anno da questo punto di vista non è particolarmente positivo, però mi sentirei di dire che le condizioni sono molto diverse rispetto al 2008, perché nel 2008 arrivavamo con un'economia che era molto, usando un termine molto finanziario, molto levereggiata, quindi dove c'era moltissimo debito e dove c'era molto debito soprattutto bancario e finanziario, che oggi non c'è. Quindi oggi sicuramente un certo processo di deleverage da parte delle istituzioni finanziarie è già avvenuto, quindi la situazione è molto meno preoccupante e non si vedono segni di nessun genere che possano ricondurre alla situazione di quegli anni lì, del 2007 e del 2008. Quello che invece secondo me può essere un rischio per le economie più sviluppate è quello di avere un processo di deflazione, che ovviamente potrebbe essere anche lungo, come il Giappone ci ha insegnato, e che ovviamente potrebbe porre dei problemi. Mi sentirei di dire che peraltro questa sorta di deflazione un po' latente nel paesi occidentali, ma in particolare in Europa, si vede già da parecchio tempo. Quindi il processo può essere anche che il processo sia già in una fase così terminale, speriamo, e quindi che ci sia effettivamente da qui a 2-3 anni la possibilità di ripartire. Il fatto che le commodities, i prezzi delle materie prime in generale siano scesi molto significativamente negli ultimi anni, sono stati 5 anni di bear market per quasi tutte le commodities, sia quelle agricole che quelle energetiche, in particolare per i metalli. Secondo me siamo arrivati probabilmente a un punto abbastanza dove ci si potrebbe trovare una base, diciamo, a livello di prezzi generali, in termini generali. Quindi io mi aspetterei per il 2016 una ripresa dei mercati delle commodities entro la fine dell'anno, e questo potrebbe dare anche una certa spinta anche alla ripresa dei mercati in generale. Non sono particolarmente negativo, riconosco che ci sono dei problemi anche geopolitici che sicuramente concorrono a dare un po' di maggior preoccupazione agli investitori, però credo che insomma alla fine dell'anno potremo avere delle sorprese anche positive. I mercati cinesi stanno affrontando un periodo molto difficile. Svalutazione dello yuan, sospensione del trading, aumento del rapporto debito-GDP, oltre al fallimento di molte aziende che qualche anno fa erano il carro trainante della Cina.
Crede che la nazione riuscirà a trasformare questa caduta in un'ulteriore ripresa? La Cina è una grande sfida perché ovviamente è un paese che in tempi molto rapidi ha cercato di cambiare la sua economia dopo centinaia di anni in cui l'economia era prevalentemente un'economia di tipo rurale e portarla su degli standard molto più simili invece alle economie occidentali più sviluppate. E in questo direi che hanno fatto già un ottimo lavoro, perché in tempi comunque relativamente brevi sono riusciti a fare tante cose. Però chiaramente c'è un percorso di apprendimento che anche loro devono cercare di intraprendere e che avrà come conseguenza dei periodi di alti e bassi come quelli che stiamo vivendo adesso. Quindi fare previsioni su quando, come, se queste poi situazioni si riprenderanno molto rapidamente, nessuno lo sa, men che meno io. Però certamente quello che possiamo dire è che guardando agli ultimi 15 anni ci sono delle buone possibilità che la Cina sappia cogliere e imparare le lezioni, fra virgolette, che ovviamente ha ricevuto nell'ultimo periodo, perché ovviamente hanno commesso anche loro degli errori, e quindi facendo leva su queste comprensioni degli errori, possibilmente trovare le soluzioni per risolverli. Quali sono i benefici che l'equity potrebbe portare all'industria e al mercato del lavoro europeo e che posiziona il gruppo a riguardo? Ma l'equity è sicuramente l'alternativa numero uno, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che tra l'altro rappresentano per tutti i paesi europei il vero motore di sviluppo dell'occupazione. Quindi da questo punto di vista l'equity è fondamentale, e una maggior cultura dell'equity è quella che potrebbe veramente aiutare il recupero di posti di lavoro e di occupazione all'interno dell'Europa, soprattutto continentale, ma anche dell'Europa non continentale, perché anche il Regno Unito si trova in una situazione analoga. Per quanto riguarda l'Italia, ancora di più, perché come sappiamo tutti il tessuto economico italiano è formato in gran parte da aziende di queste dimensioni, cioè di dimensioni medio-piccole. Ecco che allora noi, diciamo come gruppo, ma soprattutto in Italia, abbiamo originato un progetto che si chiama EDIT, quindi un progetto molto innovativo, che è fatto proprio a uso e consumo delle aziende medio-piccole, che aiuta queste aziende medio-piccole a avvicinarsi al mondo della finanza, a capire che la finanza può rappresentare per loro un'opportunità, e che ha avuto tra l'altro molto successo e che abbiamo esportato adesso in tutto il resto d'Europa e che crediamo possa essere un po' la base di partenza per costruire effettivamente una alternativa reale per tutte quelle medie e piccole imprese che domani faranno molta fatica a trovare prestiti dalle banche.